Buongiorno, scusate se c'è qualcosa con la voce, oggi ho corso stasera un po' di chilometri e mi sono stancata e poi ho mangiato anche il cocomero e mi sono strozzata, quindi la voce è un po' quella che è. La borsa mia è fatta così, è con disegno di Picasso, ha tanti anni, l'avrò comprato alla mostra con la mia mamma. Per 70 euro tanti tanti anni fa. Vi farò vedere quello che vedo sopra. Prima di tutto questa bottiglietta vuota di acqua che io metto qua l'acqua alla mattina, la congelo e la metto in borsa. Poi c'è questa etichetta della mia come si chiama? Quando c'è scritto della mia molletta per i capelli che ho comprato da DM, dovrei buttarlo. Poi ci sono scontrini vari che anche questi dovrebbero essere buttati. Poi c'è la salvietta che ho usato per togliere il rossetto mentre indossavo la mascherina. Le salviettine del McDonald's, perché ho mangiato oggi al McDonald's le patatine al cheddar, che sono buonissime. Poi vedo le scarpe Mary Jane che ho indossato per andare dal dottore, che però poi ho cambiato con il tragitto che erano nella mia borsa, e queste scarpe le ho portate in borsa per tutto il giorno. Poi vedo questo costume fatto da Te Zenis di Giulia Delellis. Allora, questo è davanti, come vedete è fatto a triangolo. Ah no, questo è dietro, questo è davanti. È fucsia, molto brillantinato, non potevo lasciarlo lì. E poi questo è il sopra è S e il sotto è M. Tutti assieme costavano, mi sembra, 25 euro e li ho comprati oggi perché ero molto emozionata di vedere queste cose bianchinate e fucsia. Mi piace il colore fucsia, come vedete lo indosso anche sulle labbra. Allora, poi ci sono qua alcuni alcune cose. Allora, un altro scontrino, il profumo di Nanni che è quasi finito, che profuma di vaniglia. Questo è uno spray per il corpo che non dura quasi niente sulla vostra pelle. Due elastici perché oggi indossavo anche due trecce. Questo portafoglio retro con scritto Ecuador e Lama, dove ho 5 euro e poi ci sono i centesimi e le mie tessere. E poi ho questa borsetta della Sephora in collaborazione con Elodie. Dentro ho le salviette, un rossetto di Essence della collezione Life is a Festival nel colore molto molto estivo e un corallo molto acceso. Poi c'è il rossetto che ho fatto io da sola, e un rossetto fatto con un ombretto e balsamo per le labbra, ombretto arancione, che utilizzo con questo pennellino qua che è tutto rosso, come vedete. E poi qua c'è il cellulare di scorta perché avevo paura che oggi dovrò togliere la SIM dal cellulare perché sono andata a ripararlo. E quindi ho portato questo cellulare di scorta per metterci la SIM nel caso. Quindi questo è tutto, quello che c'è nella mia borsa, nella tasca davanti. Nella tasca dietro invece ho alcuni fogli. Allora, le visite del dottore, un biglietto usato, un'altra visita del dottore, la mia patente nel caso mi serva,
un altro biglietto usato, e questi sono biglietti non utilizzati del Trenord e del FNM. E qua ho tutte le mie pastiglie che utilizzo, sia sonniferi che antipsicotici che pastiglie per la depressione, tutto qua. Quindi questo è tutto quello che c'era nella mia borsa. Ditemi voi nei commenti se è troppo secondo voi quello che porto con me. Grazie dell'attenzione, ciao ciao.